piazza della stazione e si va ancora sul treno. Dobbiamo andare su qua, però qua c'è un'altra fermata, chi sarà mai? Versante del Monte Nevoso. Mario, anche qui c'è un posto dove possiamo allenarci a tennis, che fortuna! Battere quei pannelli allineati sul campo è un ottimo modo per imparare a dirigere la palla esattamente nella zona desiderata. Sembra che ci sia scritto qualcosa su quel cartello, vediamo cosa dice. Batti i pannelli per ottenere il numero di punti necessario entro il tempo limite. Raggiungi l'obiettivo per vincere una racchetta di ghiaccio, un premio da brividi. Oh Mario, è un'ottima occasione per fare pratica e mettere le mani su una nuova racchetta. Che ne dici? Ti va di fare una prova? Certo che mi va! Andiamo subito, se c'è possibilità di vincere qualche cosa, realizza 800 punti! Mio Dio! Ma ho capito anche che si possono fare i tiri stella, però ovviamente adesso devo caricare i colpi, altrimenti non avendo energia è un po'... Vaffan quel posto! È un pochino difficile! Sbanf! Le! Certo, adesso a riuscire a beccare un colpo stella sarei pure felice, tipo quello là in fondo. Yes! Spadabam! Libero spazio per un altro colpo stella prima che tornino gli altri pannelli. Spadabam! 133 secondi, ce la si dovrebbe fare, non dico tranquillamente, però ci si pro... Poi se si fanno sti tiri, guarda, non ti dico. Boh! Mamma mia, proprio in mezzo! Oddio, proprio in mezzo no, però... Ah, sti cazzi, 800 punti! Chi è? Devo far su energia! Sviluppa... Che è qualcosa là di Bowser? Mi sa tanto che non lo devo beccare, Mi sa tanto che non lo devo beccare, devo far su energia, però... Dio mio! Spacchiamo tutto! Mamma mia, quanta energia! Qua mi serve un tiro speciale! No, no, sbagliavo. Chi è? Oh, è andato via quello là di Bowser. Dio mio. Perché faccio per fare il mega pallonetto, ma... Colpo speciale! Devo spazzare via miliardi di pannelli! Ah! Vabbè che siamo a metà, adesso abbiamo 40 secondi, quindi diciamo che... Ci vediamo al prossimo tentativo, anche se mi sconfinferà. Dio mio, E mo voglio provare una cosa. Allora, se schiaccio su e A, non lo fa il pallonetto. Eh no che non lo fa il pallonetto. Che bucio del culo. Immondo. Immondissimo proprio. E ragazzi, mi sa tanto che la racchetta di ghiaccio la prendiamo al secondo try. Game over. Siamo arrivati quasi a 600, ma non è abbastanza. Però livello 17. Non ce l'hai fatta. Beh, puoi sempre riprovarci. E ricorda che più distanti sono i pannelli, più punti valgono. Con soli 7 secondi ce l'abbiamo fatta! Racchetta di ghiaccio, sei mia! Tanto me l'hanno già fatta sbloccare, va bene. Velocità corsa, si sale pure di livello. Vittoria, ben fatto Mario! Ora puoi avere il premio, la racchetta di ghiaccio, te la sei proprio meritata! Hai ottenuto la racchetta di ghiaccio! E si va avanti, di nuovo sul treno, su in cima fino al cucuzzolo della montagna, e si va subito da questa parte, subito con lo scontro finale incredibile della cima del Monte Nevoso.
La cima del Monte Nevoso, ci sarà davvero una pietra del potere quassù e anche un golem di ghiaccio, certo di quest'ultimo ne farei a meno. Comunque sia, dovremmo ispezionare per bene il sito e stare più attenti del solito. Come on! Giochiamo! Scontro contro con i golem di ghiaccio, sconfiggi il boss entro il tempo limite e la solita solfa. Aiuto, mo mi sa tanto che dobbiamo aspettare. Quando si gira? Se si gira! Troppo presto! Dobbiamo solo fargli a rimbalzare addosso. Da quello che ho capito, madò. Tanto questo qua sembra, oddio, mi sa tanto che è il parente del golem di ghiaccio, quello del Super Mario. Ho visto l'occhio indagatore, l'ho visto. Oh, che mi fai no con le mani? Toh! Tiè! Madò la potenza! Ta, te stanco tutto! Aspetta! Occhio, ta! Occhio maledetto! Speriamo che magari salti fuori anche qualche altro pezzo del golem de cazzo. Aiuto! Op! Op! Mentre qua bisogna per forza saltare. Altrimenti se lo pigliamo proprio in quel posto... Ed è qua, tanto ci va su anche, oddio, ci va su anche l'energia saltando. Io credevo che mi colpisse, invece è l'energia che va su. Bene, 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 golem di ghiaccio. Toh! No, le botte fotoniche che tirano sti qua. Aia! Ciò va male, aiuto! È mandato pure giù, coso? Me ne è sparito quello là. Chi è? Yeah. E ancora. Butta un'altra palla se c'hai le palle. Tiè. Oh, vabbè, tanto abbiamo 85 racchette, proprio non me ne frega niente. Sarà un po' il problema, andando avanti, col fatto che se finisco le racchette mi sa tanto che devo ritornare indietro a fare quelle robe là, quelle sfide là che mi danno le racchette per poterle averne di più. Yeah! Colpo fatato! No, go sbagliavo! Yeah! Mi zappa questo! Ti devi faticare! Ti devi faticare! Sfatichi! È troppo presto! Ok! Colpo speciale buttato via! Beh! Non ho beccato nessuno? Cosa? Oh mio Dio, adesso non cominciamo pure con quale... i pezzi strani. Aio! Aspetta che arrivo! Ma no 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 te chi... Spam! Te! Ok. Ma mi sento che mi conviene fare... tiro normale. Banfete. E l'ho mancato un'altra volta. Sono imbecille. Tiè. Tutto perché mancano pochi secondi e non vorrei che mi facessero ancora quel tiro special. Ok. Allora, sbam. Un'altra volta. E mo, caro mio, ti levi l'ultimo occhio indagatore del golem di ghiaccio. A parte che quel golem là di Super Mario aveva anche i, come si chiama, aveva anche la testa, però rompeva le balle lo stesso, ecco, non è che ci siano tanti problemi. Carichiamo tutto quello che c'è da caricare. No, qua ci sono sempre le solite cose che però dobbiamo stare a fare attenzione, che in certi punti noi dovremo comunque saltare. Bam. Anche se abbiamo già tutto al massimo. Fatti sotto che... Bloccato! Non bloccato! Bloccato! Ma... No! Dai, che mancano pochi secondi!
Troppo presto, troppo presto. Dai, 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 dai. No. Troppo presto. Te. Mancano 10 secondi. Aia. Ci tocca rifare lo scontro con il golem. Maledetto tu. Maledetto tu. Maledetto. Però si va quasi al 19, eh. Beh, c'è sempre una prossima volta. Urido bastardo! T'avevo bloccato giusto! Te! Mamma mia, quanto ti blocco giusto adesso! L'unico problema è che devo beccarlo. Becca qua! Bastardo! Schifoso! Madò come vanno tutti dei secondi, Dio mio, posto qua che rompe e balle! Bloccato! Ha ribloccato! Colpo speciale, se lo becco è finita! Se lo becco! To! Un altro colpo è game over! Allora, uno! Due! 3 4 e 5 Golem di ghiaccio, arrivederci, sarà per la prossima. Datemi subito quel forziere. Apritelo, il suo contenuto è mio. L'aurora boreale, bella. Eravamo saliti a livello 19 prima, in un nuovo tentativo andato male, adesso a livello 20. Ce l'abbiamo fatta, Mario! I pilastri di ghiaccio si stanno sciogliendo. I tipi timidi che erano intrappolati sono liberi e siamo riusciti a prendere forziera. Hai ottenuto la terza pietra del potere! Ora che la terza pietra del potere è in mano nostra, ne rimangono solo altre due. Stiamo andando alla grande. Ah. E mo? Mo vado dentro il buco. Il buco del teletrasporto spaventoso, perfetto. Andiamo, che ci aspetta una nuova zona. E che è sto cacchio di dirigibile? Chi ci sarà mai lì sopra? Oh mio Dio! L'hai visto anche tu, è il dirigibile che abbiamo preso per arrivare sull'isola. Scommetto che a bordo ci sono Luigi e gli altri, ne sono sicuro, e la cosa non va affatto bene. Il dirigibile sta andando verso il male, probabilmente Luigi e gli altri sanno dove si trova la prossima pietra del potere. Dobbiamo sbrigarci e batterli sul tempo! Ora posso selezionare il Monte Nevoso!